Salve e benvenuti a Vatican Update di questa settimana, le notizie più importanti di Papa Francesco e sul Vaticano. È stato pubblicato il messaggio del Papa per la 39esima Giornata Mondiale della Gioventù, che sarà celebrata il prossimo 24 novembre, sul tema «Quanti sperano nel Signore camminano senza stancarsi». «Viviamo tempi», scrive Francesco ai giovani, segnati da situazioni drammatiche che generano disperazione e impediscono di guardare al futuro con animo sereno. Spesso a pagare il prezzo più alto siete proprio voi giovani. Per questo vorrei che anche a voi giungesse l'annuncio di speranza. Ancora oggi il Signore apre davanti a voi una strada e vi invita a percorrerla con gioia e speranza, conclude il Pontefice. Per me è una gioia sapervi riuniti a Tirana, 10 anni dopo la mia visita nel vostro amato paese nel 2014. Così inizia il videomessaggio di Papa Francesco rivolto ai partecipanti all'incontro MED24, pellegrini di speranza e costruttori di pace. Aggiungo oggi, cari giovani, delle 5 sponde del Mediterraneo. Voi, la nuova generazione, siete l'avvenire della regione mediterranea, dice il Papa ai partecipanti riuniti a Tirana fino al 21 settembre. Non dimentichiamo le guerre, Ucraina, Myanmar, Medio Oriente. Quante vittime innocenti. Penso alle mamme che hanno perso i figli in guerra. Penso agli ostaggi a Gaza. Avevo incontrato la mamma di uno di loro. E l'accompagno in questo momento e sono vicino a tutte le famiglie degli ostaggi. Cessi l'odio, continuino i negoziati e si trovino soluzioni di pace. Queste le parole del Papa durante l'Angelus di domenica scorsa. Il Pontefice non perde occasione ancora una volta per ribadire il suo no a guerre e violenze. Aborto e deportazione di massa di migranti sono 2 atti contrari alla vita. Lo ha detto il Papa nella conferenza stampa sul volo che lo stava riportando a Roma da Singapore. Parlando delle presidenziali americane, Francesco ha spiegato che non votare è brutto, non è buono. Si deve votare e si deve scegliere il male minore. Non so chi sia il male minore, ma ognuno in coscienza pensi e faccia questo. Le nette parole del Pontefice. Ultimi preparativi per la seconda sessione della 16ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si terrà in Vaticano a partire dal prossimo 2 ottobre. Tra le novità, la celebrazione penitenziale, che il Papa presiderà alla vigilia del Sinodo, la sera del 1 ottobre nella Basilica Vaticana. Si confesseranno diverse tipologie di peccato, tra cui quelli contro la pace, contro il creato, contro le popolazioni indigene, contro i migranti. Poi il peccato della dottrina usata come pietre da scagliare contro e il peccato contro la sinodalità. Grazie per aver seguito questa puntata di Vatican Update. Veronica Giacometti per IWTN Vaticano.